Una risposta severa perché gli episodi di per sé sono stati, a mio parere, gravissimi. Quando si attentano a quelli che sono i valori dello sport, allontanando la gente dal campo di calcio, dagli stadi, dalle strade adiacenti agli stadi, quando questi episodi sono tali non possono che meritare una risposta severa. E quindi sono sì, dei provvedimenti molto duri, perché allontanarli per 8 anni non è poco, insomma, a parte l'arresto in flagranza differita nelle 48 ore dopo gli eventi. Lei ha detto che se questi episodi si dovessero ripetere nel tempo, non esclude di far giocare ad esempio il Teramo a porte chiuse. Vabbè, questo è qualche cosa che chiaramente va condiviso con gli altri organi centrali. È un provvedimento estremo, voglio augurarmi che non si arrivi mai a una cosa del genere. Anzi, bisogna invece ritornare con serenità allo stadio, allontanando queste frange. Noi lo facciamo applicando le norme con i poteri che mi sono consentiti dalla legge. Gli altri lo possono fare veramente marginandoli, perché se sono in minoranza non vanno lontano. Dottore, lei ha detto che avete colpito anche alcuni leader del tifo organizzato. Sì, ecco, Questo. volevo precisare che parliamo non solo dei tifosi del Teramo, perché alcuni Certo. provvedimenti hanno interessato anche i tifosi della Rosetana. Questo non crea, cioè, non genera il rischio che si possano creare altri leader, magari anche più nervosi per rivalsa? Direi di no. E se si creano fanno la stessa fine di questi altri. Il mio auspicio è che invece si creino dei leader moderati, tranquilli, sereni, che fanno in modo che la società, non chiedo scusa, che il gruppo Ultras cresca e cresca in maniera positiva. Cioè, questi episodi, questi nostri provvedimenti devono servire da monito, altrimenti non serve. E io sono convinto che servirà, che sarà un'opera di prevenzione. Se non c'è l'oscurantismo ideologico, si va avanti. Ecco perché deve essere la parte buona, che è la maggioranza, a isolare la minoranza di questa gente qui, che io ripeto, definisco teppisti. Non hanno nulla a che vedere col tifo, assolutamente niente. Grazie. Grazie a voi.